Buonasera, benvenuti a tutti. Questa sera presentiamo un'opera e un restauro. Come sapete, la tutela è l'attività principale di un museo, ovvero la conservazione e la trasmissione del patrimonio sono le ragioni primarie per cui esistono dei musei. La conservazione è anche un'attività, l'attività di tutela, di conservazione è anche appunto un'attività che va avanti continuativamente all'interno di un'istituzione museale. È quella che sottostà al lavoro quotidiano. Quindi è una parte importantissima della nostra attività, che a volte rimane, diciamo, un dietro le quinte, i visitatori apprezzano i risultati di questi restauri, ma non si condivide il processo che ci ha condotto a fare e le ragioni che ci hanno portato a fare un certo tipo di intervento. In questo caso ci tenevamo molto, a presentare, questo lavoro, questo progetto di recupero e di restauro, anche per, diciamo, condividere con il pubblico, con la nostra utenza, un approccio alla programmazione generale di questa istituzione. Quello che noi facciamo nel programmare i nostri interventi è di considerare il museo come un tutto organico, quindi nel momento in cui organizziamo un progetto di mostra come quello dedicato al Rinascimento bolognese, il successivo riallestimento definitivo di quell'ala del museo. Cogliamo l'occasione per occuparci del patrimonio nella sua interezza. Quindi pensiamo allo stato conservativo delle opere, all'occasione che si crea con una mostra o con lo studio di un nuovo allestimento e quindi anche con l'approfondimento dello studio di alcuni dipinti, di alcuni documenti artistici di cui siamo responsabili. E, dicevo, cogliamo questa occasione anche per occuparci dello stato del bene. Così è accaduto anche in questo caso. Come sapete, abbiamo fatto questa mostra dedicata al Rinascimento. È stato un momento in cui abbiamo potuto ripensare a fondo questa parte della storia dell'arte cittadina e lo studio sulla mostra è stato fondamentale per poi sviluppare il progetto di riallestimento di questo percorso, di questa parte del museo. Sapete, le scelte che vengono fatte nel momento in cui si fa un'operazione di questo tipo sono scelte che, diciamo, di grande responsabilità. Noi abbiamo una grande responsabilità, nei confronti del pubblico. Siamo un museo pubblico che conserva un patrimonio importantissimo in generale e in particolare per la storia di questo territorio e per la sua storia dell'arte. Quindi, come dire, ogni scelta è stata fatta in maniera estremamente oculata. Questo dipinto, di cui vi parleremo questa sera e ve ne parleremo nella sua interezza, è un dipinto che già era esposto precedentemente nell'ambito appunto sempre della medesima sezione. Era collocato in una posizione diversa e soprattutto necessitava di un intervento di risarcimento che gli potesse restituire una leggibilità che non era assolutamente completa né, diciamo, gradevole nell'insieme della percezione dell'opera. Questo è stato fatto, cioè abbiamo compreso l'importanza di un intervento di questo tipo quando, ad esempio, abbiamo ragionato sulla una delle prime sezioni del percorso del Rinascimento, quella in cui vengono esposti i capolavori dei maestri ferraresi che lavorano a Bologna all'inizio del Cinquecento, perché questa pala di autore ancora discusso per tanti aspetti dialoga in maniera armonica con le opere di questi autori ferraresi. E quindi per, diciamo, restituire
questo dialogo che rimane ancora per molti aspetti misterioso, poi ce lo spiegheranno meglio le persone sedute al tavolo con me, abbiamo ritenuto che questo intervento di restauro fosse molto opportuno in questa fase. E come vi dicevo, questo vi restituisce anche un po' la nostra metodologia di approccio al patrimonio e anche alla revisione dei percorsi di questo museo che pian piano si estenderà ad altre sezioni della collezione. Questo aspetto di condivisione è un elemento che noi riteniamo centrale nel nostro lavoro e ribadisco nel lavoro di un museo pubblico, di un museo pubblico statale che quindi è a servizio della comunità ed è importante che quello che avviene qui dentro venga condiviso con tutti, col pubblico, con la cittadinanza, con tutti coloro che avranno l'interesse e la volontà di avvicinarsi alla Pinacoteca. Questa è la ragione per cui le conferenze che presentiamo in questa sede poi vengono registrate e trasmesse in streaming, ma anche pubblicate nel sito YouTube della Pinacoteca, proprio per dare un'ampia diffusione alle nostre attività. Quindi questa conferenza si inserisce pienamente nel lavoro di valorizzazione e di trasmissione dei contenuti che intendiamo fare in questa fase della vita di questa importante istituzione. E al tavolo con me ci sono due funzionarie del museo, la dottoressa Elisabetta Polidori, che è qui al mio fianco, che è una funzionaria restauratrice e quindi il tema, diciamo, di questa conferenza è il suo pane quotidiano, ma la dottoressa Polidori è anche responsabile dei progetti che coinvolgono i nuovi allestimenti, le movimentazioni, quindi una parte del lavoro molto tecnica, ma di grande delicatezza proprio per la preziosità, la fragilità dei beni che noi movimentiamo. E l'altra collega che è seduta questa sera al tavolo è la dottoressa Mirella Cavalli, che è responsabile delle collezioni del museo, quindi è una storica dell'arte e che saprà appunto introdurci tutti gli aspetti, quelli conosciuti attorno a questa opera così intrigante. Ed è con la dottoressa Polidori e la dottoressa Cavalli che in questi mesi abbiamo sviluppato i progetti di mostra e di riallestimento delle collezioni, quindi sono parte proprio della squadra, assieme ad altri che questa sera non sono chiaramente al tavolo con noi, che hanno realizzato tutto ciò di cui vi sto parlando. Assieme a noi c'è Beatrice Miserocchi, che è una restauratrice esperta e che è intervenuta su questo dipinto, e una restauratrice diplomata nel 1994 con un diploma di restauro di dipinti su tela e tavola all'Istituto d'Arte e Restauro di Palazzo Spinelli a Firenze. E oltre all'attestato, oltre a questo ha l'attestato, la qualifica professionale di addetto al restauro di dipinti rilasciato dalla Regione Toscana, e dal 2018 è tra i restauratori accreditati dal Ministero della Cultura a cui noi facciamo riferimento per il settore di competenza dei manufatti e dipinti su supporto ligneo e tessile. Ha numerose esperienze formative e seminari, tra i quali si segnala quello relativo alle metodologie di pronto intervento per le opere danneggiate in caso di calamità naturali. Ha collaborato con vari laboratori di restauro,
ad esempio il laboratorio del professor Marco Sarti, lo studio di Adele Pompili per il restauro delle quadrerie di Giacomo Bolognini nel salone di rappresentanza di Palazzo Chigi a Cesena, e nel 2014 ha aperto il suo laboratorio a Bologna. Tra gli interventi maggiormente significativi si segnala l'intervento sul Cristo Redentore della Fondazione Carisbo di Elisabetta Sirani, un intervento su un'opera di Burrini, anzi su diverse opere di Burrini della Fondazione sempre della Cassa di Risparmio di Bologna, opere di Cantarini della Pinacoteca di Brera e il ciclo raffigurante i 12 apostoli di Murillo, del pittore spagnolo, delle Gallerie Nazionali di Parma. Infine, invece per la nostra Pinacoteca, è intervenuta sul dipinto Cristo in casa di Marta e Maria di Vasari. Quindi molte collaborazioni con importanti musei ed enti, come appunto la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, la Pinacoteca di Bologna, il Complesso Monumentale della Pilotta, la Curia Arcivescovile di Bologna, la Fondazione Carisbo e molti altri lavori naturalmente con gallerie antiquarie e collezionisti privati. È stato da quello che mi hanno detto le colleghe che hanno collaborato a questo restauro, è stata un'esperienza, le colleghe del museo, molto interessante anche per andare più a fondo nella comprensione di quest'opera, perché questi interventi spesso svelano aspetti o ci fanno vedere cose che avevamo magari davanti agli occhi ma che non avevamo mai notato. E per me, quando sono riuscita ad andare a vedere in una fase avanzata questo intervento, devo dire che è stata un'emozione grandissima, perché è come vedere rinascere un dipinto. E quindi sono davvero grata, le sono davvero grata per questo splendido intervento. Questo tipo di appuntamento, intendiamo proseguire con appuntamenti di questo tipo proprio appunto per le ragioni che vi dicevo inizialmente, perché questa è l'attività più importante che noi svolgiamo. Quello che noi in primis dobbiamo fare è trasmettere, conservare e trasmettere il patrimonio alle generazioni future nello stato migliore possibile. Quindi questa attività è parte sostanziale e primaria del nostro lavoro ed è quindi giusto condividerla anche con il nostro pubblico e con tutti coloro che sono interessati alla vita di questo museo. Io qui termino la mia introduzione e lascio la parola alla dottoressa Mirella Cavalli. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, il mio compito questa sera è quello di fare una breve introduzione sull'opera e sull'autore, anche se è sconosciuto, insomma, anche se non ne conosciamo il nome, e diciamo agevolare così un minimo l'inquadramento storico-artistico di questa pala d'altare particolarmente affascinante anche come iconografia. Questa pala fu commissionata dall'arte dei muratori probabilmente nel 1476, che è l'anno in cui la Compagnia dei Muratori inaugura la propria cappella all'interno della sede che era in via Pescherie Vecchie. Quindi, ecco qua, la foto è, quindi c'è diciamo, l'intero della,
pala d'altare di cui parliamo stasera e accanto la sede dell'Arte dei Muratori, una foto appunto di quella che era la sede dell'Arte dei Muratori in via Pescherie Vecchie. Purtroppo l'archivio dell'Arte dei Muratori è andato perduto, quindi le pochissime informazioni che abbiamo le abbiamo dal diario di Gaspare Nadi, che era questo straordinario capomastro, architetto e capomastro, che ha proprio tenuto questo diario in cui è registrato i fatti più importanti accaduti a Bologna tra il 1427 e 1505, ed è proprio da lui che sappiamo che la Compagnia dei Muratori inaugurò, consacrò la propria cappella nel 1476, quindi c'è ragione di credere che la pala sia stata eseguita o terminata appunto in quell'anno. Sotto alla fotografia, diciamo, della di via Pescherie Vecchie, sede oggi non solo del mercato ma anche di un pezzo della movida bolognese, praticamente c'è questa citazione dalla guida di Bologna del 1782, che praticamente sono quelle guide che aggiornano le pitture di Bologna di Carlo Cesare Malvasia, e si fa proprio riferimento a questa residenza dell'Arte dei Muratori e a questo dipinto, quindi con di Pietro Di Giovanni degli Anori, che era l'autore a cui al tempo era attribuito il dipinto, poi vediamo che subirà invece dei mutamenti di attribuzione, e dice quindi una pietà e sotto una beata vergine con il bambino in mezzo ai santi Martino e Girolamo con altri due santi muratori, e sono proprio questi due santi muratori che connotano proprio l'iconografia di questo dipinto, e sono i santi Claudio e Castorio, che sono due tra dei quattro santi coronati, che erano questi, la tradizione dice che erano degli scalpellini oppure appunto o muratori, scalpellini appunto oppure maestri dell'arte muraria, che furono martirizzati sotto Diocleziano. In realtà sull'identificazione e il numero di questi santi coronati ci sono parecchi dubbi, però sta di fatto che nel Medioevo questi santi furono legati al lavoro e quindi divennero proprio i santi patroni di scalpellini, pavimentatori, muratori, di tutte queste diciamo, attività artigianali. I santi appunto Claudio e Castorio li vediamo raffigurati in eleganti abiti dell'epoca, quindi di questo secondo Quattrocento in cui si colloca la cronologia della pala, e hanno in mano proprio gli strumenti del lavoro, e quindi hanno la cazzuola, il filo a piombo, uno, lo scalpello e martello, l'altro. Però vediamo che l'arte dei muratori non si connota solo con questi santi, non solo col lavoro, ma intende anche, comunicare proprio dei valori di carità cristiana. E questi valori di carità cristiana sono esemplificati dai santi che sono in secondo piano, cioè i santi Martino e Girolamo, i quali nelle loro geografie nelle loro geografie proprio questo carattere, questa caratteristica appunto della carità. Cioè sappiamo che San Martino donò il proprio mantello, metà del suo mantello al povero, e San Girolamo invece mostrò pietà e carità nei confronti di questo leone che era stato ferito, aveva una spina nella zampa, e Girolamo appunto gli tolse la spina. Quindi una pala appunto che intende veramente connotare profondamente tutti gli ideali che l'arte dei muratori intendeva diffondere e propugnare. Allora, questa pala è l'unico bene che ci rimane, che sopravvive di questa arte dei muratori, che fu soppressa con l'avvento delle truppe napoleoniche a Bologna, quindi fu soppressa in un periodo non ben definito, comunque tra il 1797 e il 1810. Nel 1820 viene registrata per la prima volta negli inventari della Pinacoteca, dove appunto si riporta, guarda caso, si dice proprio tavola in cattivo stato. Quindi io non dico nulla perché appunto delle questioni conservative parleranno le mie colleghe di questa serie, in particolare ne parlerà Beatrice Miserocchi, però è significativo sapere che questa tavola così sofferta, cioè che vediamo oggi
in ciò che si è conservato, che non è tutto nonostante l'apparente integrità, è significativo appunto pensare che nel 1820 appunto fosse già in un cattivo stato di conservazione. Ma chi è l'autore? L'autore, com'è che andiamo dietro, scusate, ah ecco. Allora, chi è il suo autore? Dell'autore, come si dicevo, non si conosce il nome, però Daniele Benati ne ha ricostruito in parte l'attività pittorica. Oggi, e questo il nostro dipinto, la nostra pala, è chiamata appunto la pala del maestro dei muratori, quindi l'artista viene identificato in questo modo, in relazione proprio alla nostra pala d'altare, che è la sua opera più importante tra quelle a tutt'oggi note. Ma Daniele Benati gli ha legato altri dipinti, ad esempio gli affreschi dell'abbazia di Nonantola, questi affreschi che raffigurano la crocifissione, l'annunciazione e poi sotto una serie di santi. Ecco, guardiamo ad esempio, non so, un particolare. Non ho trovato purtroppo grandi foto di confronto, però è, diciamo, anche singolare. Se noi confrontiamo ad esempio il nostro muratore con la figura a destra, vediamo un po' lo stesso, vediamo comunque certamente una similitudine stilistica, lo stesso modo ad esempio di trattare le mani un po' mollemente adagiate, vedete anche quella del muratore non è nervoruta, non tiene con forza, diciamo così, il martello, è abbastanza rilassata, ma vediamo anche questo carattere molto significativo, questa iconografia molto significativa del San Martino. Vedete che sia nella nostra pala che nell'affresco è raffigurato mentre avvolge nel suo mantello questo ragazzino, insomma, quindi diciamo che questo senso appunto di carità dimostrata appunto dal mendicante veniva comunque anche ampliata, esemplificata in un concetto appunto di carità diffuso. E diciamo in entrambe le opere, che forse poi questo è stato uno degli elementi che poi ha suggerito a Benati, diciamo, l'attribuzione allo stesso artista, comunque vediamo che in entrambe le opere viene riportata questa iconografia di San Martino abbastanza particolare, non proprio diffusissima. Ma Benati ha proposto di legare al nostro maestro della pala dei muratori anche questo ritratto. Questo ritratto, che è della Pinacoteca Nazionale, al momento è esposto nella sezione dei Ferraresi, e c'era questa ipotesi di riconoscervi un ritratto di Ludovico Bolognini. Vedete questo cartiglio che riporta delle frasi del Te Deum, lo stemma Bolognini, Ludovisi a destra, anche se appunto è stato messo postumo. Insomma, questo ritratto fu già legato nelle prime guide della Pinacoteca di Mauceri, di Malaguzzi e Valeri, ad un artista memore della pittura di Piero della Francesca. E senz'altro a Piero della Francesca ha guardato anche il nostro anonimo artista. Con questo non voglio dire che il maestro della pala dei muratori abbia visto l'annunciazione di Arezzo di Piero della Francesca. È chiaro che questi esempi sono solamente esempi, insomma, sono veramente, vengono citate queste opere a titolo meramente esemplificativo. Non conosciamo nulla di questo artista, quindi non possiamo certamente spingerci oltre nel dire cosa esattamente avesse visto o meno. Però sappiamo comunque che Piero della Francesca ha lavorato in Emilia, quindi in Emilia Romagna. Sappiamo che nel 1451 firma il ritratto di Sigismondo Malatesta al Tempio Malatestiano di Rimini. Però Luca Pacioli, questo matematico che Piero della Francesca aveva conosciuto e frequentato, dice che lavorò anche in altre città e cita tra queste Ferrara e anche Bologna. Ovviamente noi non abbiamo nessuna traccia di opere di Piero della Francesca eseguite per Bologna, cioè non solo non abbiamo le opere, ma non abbiamo nemmeno traccia di cosa possa aver eseguito per la città. Però le tracce di Piero si vedono assolutamente nella pittura di quegli anni, quindi la sua presenza fu sicuramente qualcosa di estremamente significativo e che in parte, diciamo, suscitò interesse ed emulazione da parte, non so, di Marco Zoppo ad esempio, di Francesco del Cossa, e da parte evidentemente anche del maestro della pala dei muratori, che si muove in queste città tra Bologna, Ferrara e, come vedremo, anche Modena.
Perché diciamo, mostro queste due immagini a confronto? Beh, vedete la cosa interessante, ad esempio, dell'aureola disco e poi il velo della Madonna di Piero della Francesca e poi anche una certa rispondenza nella fisionomia dei volti. Questo è un particolare dell'Annunciazione della Basilica di San Francesco ad Arezzo. Però possiamo spingerci anche oltre, fare vedere uno dei capisaldi, diciamo, della pittura di Piero, che è la Pala di Brera, in cui lui esemplifica in modo straordinario le sue, diciamo, la sua pittura fondata su delle regole matematiche precisissime. Vedete come tutto è una perfetta geometria, come tutto è un perfetto calcolo matematico, come le figure vengono inserite in questa impeccabile prospettiva definita appunto dalle sue regole geometriche e precisissime. E poi insomma vediamo come anche la stessa figura, come dire, maestosa della Madonna col bambino, che comunque ritroviamo, diciamo, il nostro maestro ha evidentemente anche ritrovato nelle opere di Piero della Francesca. E poi anche la frontalità delle figure, anche questa fissità, cioè ci sono senz'altro degli elementi di raccordo molto interessanti. Anche nel suo piccolo la collana di corallo che ha il bambino, e che troveremo poi anche questo un particolare in Francesco del Cossa e non solo. Ma dicevo, ciò che probabilmente aveva visto a Bologna fu senz'altro il Politico Griffoni, questa straordinaria opera eseguita da Francesco del Cossa in collaborazione con Ercole De Roberti per la Basilica di San Petronio, e che poi sciaguratamente tra il 1725 e il 1730 fu smembrato. Cioè questo politico, quando la cappella passò dal Griffoni agli Aldrovandi, il cardinale Pompeo Aldrovandi pensò bene di praticamente di rimuovere questo politico e di venderne le varie tavole sul mercato. Quindi a Bologna manca un pezzo assolutamente fondamentale del Rinascimento, che era appunto contraddistinto dal Politico Griffoni. Sempre Benati ha riscontrato analogie tra il Politico Griffoni e la nostra Pala, soprattutto nella figura di San Floriano, che è questa tavola che appunto è finita nel suo percorso di vendita alla National Gallery di Washington. Vediamo lo stesso abbigliamento, vediamo la stessa capigliatura, cioè ci sono degli indizi assolutamente molto forti che fanno pensare, che fanno capire cosa avesse visto, che fanno supporre cosa questo anonimo artista avesse visto. E poi insomma a questo punto citiamo anche la nostra Pala dei Mercanti, che diciamo ha in rapporto con la nostra Pala dei Muratori questi bambini agitati innanzitutto, insomma questi bambini comunque mossi ma fermi, e poi anche appunto anche qui la maestosità della Madonna in trono col bambino, l'importanza conferita all'architettura. Ma dicevo, l'artista si muove appunto, dicevamo, tra Ferrara, Bologna e anche Modena. Una precedente attribuzione l'abbiamo vista nella fonte settecentesca a Leonori, ma una successiva di inizio Novecento legava questo dipinto in modo molto interessante alla bottega dei Canozzi da Lendinara. I Canozzi da Lendinara, cioè Lorenzo e Cristoforo, sono noti in particolare per la loro attività di intagliatori, di intarsiatori. A loro sono legati, a loro nome sono legati i cori lignei meravigliosi nelle chiese d'Italia. Quindi posso citare, vabbè, solo a titolo esemplificativo, Parma, Lucca, oppure la stessa Modena, in cui è collocata la tarsia con Sant'Agostino che vi mostro, che appunto è di Cristoforo da Lendinara, eseguito in anni estremamente prossimi alla nostra Pala del 1476.
Quindi vediamo una indubbia analogia, un'indubbia similitudine tra i due volti. Poi vedete anche quella stessa modalità di orientare lo sguardo. Ma soprattutto il confronto con il Lendinara, ci fa anche capire quale origine potessero avere queste figure così bloccate, in un certo qual modo anche loro un po' intagliate nel legno, no? Cioè vedete come sono comunque volti squadrati, fissi, e quindi è senz'altro un'attribuzione comprensibile questa precedente a quella di Daniele Benati che ha staccato invece la pala dall'attività dell'Endinara, però comunque un raffronto interessante, quindi non sono i Lendinara gli autori della nostra pala, ma senz'altro il nostro autore aveva ben presente queste opere della famiglia. Appunto Cristoforo che Lorenzo poi non furono solo intagliatori, ma furono anche pittori, e tra i capolavori straordinari che contiene il Duomo di Modena dei Lendinara non ha solo il coro, ma anche questo straordinario affresco di Cristoforo, ancora una volta in anni ancora più prossimi, comunque, perché vedete che la cronologia si situa proprio tra gli anni 60 e 70 del 1400, questa straordinaria, scusate l'incompletezza della didascalia, chiaramente il soggetto è il giudizio universale, vedete al centro San Michele Arcangelo con la bilancia, nel piano basso tutte le anime che attendono il giudizio dell'Arcangelo Michele, e poi vediamo nella parte bassa questa finta architettura che contiene all'interno una Madonna col bambino e due santi. Se noi andiamo a vedere il particolare, che purtroppo è bianco e nero perché aveva una risoluzione migliore di quello a colori, noi vediamo nuovamente come ci sia un indubbio collegamento culturale tra i due artisti, tra Cristoforo Canozzi da Lendinara e il nostro anonimo artista. E quindi ancora una volta figure smaltate, come anche qua se fossero un po' irrigidite, intagliate nel legno, soprattutto il bambini anche qua nuovamente mossi in agitazione, e poi la collana di corallo stretta al collo, cioè non solo messa come la mette Francesco del Cossa, ma in questo caso è stretta in modo assolutamente analogo, e poi ancora una volta le aureole a disco di Piero della Francesca, che evidentemente avevano condizionato buona parte di queste raffigurazioni. Quindi, ripeto, un artista anonimo, ma che viene, grazie ai studi di Daniele Benati, viene comunque identificato, un artista che si muove tra le città di Bologna, Ferrara e Modena, acquisendo le novità più interessanti che circolavano nella città in quel momento. Io ho finito e lascio la parola a Elisabetta Polidori. Buonasera a tutti. Dunque, nel mio intervento brevissimo vorrei fare un'introduzione a quello che sarà poi l'intervento, diciamo, cardine di questa serata di Beatrice Miserocchi, per ripercorrere brevemente quelli che sono stati un po' gli approcci all'integrazione della lacuna nei secoli, negli anni, e nei secoli, dico nei secoli perché poi effettivamente questo è un vero e proprio dilemma con il quale restauratori, storici dell'arte, teorici del restauro e prima ancora artisti si sono poi dovuti fronteggiare e confrontare nel loro approccio alle opere d'arte. È appunto un tema cardine perché quella, se fosse preferibile un'opera in uno stato frammentario però interamente autentica, oppure un'opera visivamente integra però restaurata, è stato proprio una questione sulle quali si sono dibattuti veramente per secoli appunto tutti questi storici, e come vedremo. Grazie.
Come Beatrice poi vi mostrerà, infatti, diciamo, il restauro è consistito prevalentemente in un riordino estetico. L'opera, infatti, ha delle importantissime lacune che sono sia molto numerose che anche concentrate in tutta la raffigurazione, che quindi ne hanno veramente reso difficile l'interpretazione e la fruizione visiva. E queste lacune nel restauro degli anni 70 erano state lasciate a vista. Quindi noi abbiamo, come aveva accennato anche la direttrice, sentito di voler in qualche modo riguardare questo restauro e appunto utilizzare un approccio un pochettino diverso che consentisse di facilitare la lettura e la fruizione di quest'opera. Quindi Beatrice, insieme ovviamente a tutti noi, ha deciso di fare un restauro un po' più integrativo, quindi abbiamo deciso di integrare queste lacune, sempre ovviamente rispettando i criteri di reversibilità e di riconoscibilità. Quindi iniziamo con questo breve excursus. Vorrei anche ringraziare a questo proposito Marco Ciatti, che è andato in pensione dal suo incarico di soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, dove mi sono formata, e che con le sue lezioni di storia e teoria del restauro mi ha appunto aiutato sia nella mia professione che nella preparazione di questo, i suoi appunti, insomma, di questo intervento. Dicevo che il tema dell'integrazione delle lacune è un tema cardine che ha interessato tutti gli storici e i teorici e gli artisti da quando nasce proprio l'idea del restauro. E il restauro, in quanto proprio approccio e concetto proprio, nasce durante il Rinascimento, perché è in questo momento che l'opera d'arte viene riconosciuta come portatrice di valori intrinseci di tipo artistico, piuttosto che magari di valore più che altro strumentale, come poteva essere nell'epoca medievale. E pertanto in questo periodo, dal Rinascimento fino all'Ottocento, l'approccio è stato quello del restauro di invenzione. Quindi si interveniva sulle opere, prevalentemente diciamo che reinventando, secondo quelli che erano gli stilemi contemporanei del momento in cui si andava appunto a intervenire sull'opera, diciamo con dei canoni artistici che erano quelli del momento in cui si andava ad operare, anche inventando, interpretando l'opera d'arte. Un esempio, diciamo, tra i più calzanti è quello del gruppo dell'Auconte, una scultura tardoellenistica che fu ritrovata sull'esquilino durante gli scavi per la Domus Aurea nel 1506, e che era visibilmente lacunosa, specialmente nel braccio proprio di Laoconte. L'opera d'arte non era considerata fruibile se non era integra, questo specialmente per la scultura antica, che era considerata l'opera d'arte per eccellenza, l'ideale di bellezza assoluta. E quindi nel Rinascimento si sentì il bisogno di integrarla. Quindi Baccio Baldinelli prima e poi il Montorsoli, poi nel 700 Comacchini, tre scultori, tre artisti, si cimentarono e integrarono il braccio in questa posizione tesa che vediamo al centro. L'integrazione veniva fatta in maniera completamente mimetica, quindi si anche applicavano delle patine che cercassero di dissimulare appunto l'originale, appunto il rifacimento con l'originale. Interessante anche notare che le fonti antiche in realtà facevano riferimento alla scultura, suggerendo abbastanza, in maniera abbastanza convincente che il braccio fosse in realtà piegato. Ma nonostante ciò, gli artisti del tempo ritennero che la bellezza ideale fosse quest'altra, questa con impostazione piramidale, e pertanto intervenirono in questa maniera. E effettivamente il braccio fu poi trovato nel 1906 da Ludwig Pollack e venne alla fine reintegrato nel 1957 e appunto nella sua posizione piegata, ovviamente. E quindi diciamo è interessante notare questo diverso approccio, dove nonostante ci fosse evidenza di una certa
autenticità, di una certa configurazione iniziale, gli artisti comunque non riuscivano a resistere a una tentazione di inventare. Dico artisti anche, questa è una cosa importante, perché nel Rinascimento non esiste ancora la figura del restauratore in quanto professionista. Quindi sono gli artisti che si cimentano nel restauro, famoso appunto è il caso per esempio di Vasari, di Bernini, di Canova e di Maratta, per esempio, che si cimentò con il restauro degli affreschi di Raffaello alla Farnesina, la loggia di Psiche. Le cose cambiano nell'Ottocento, alla fine del Settecento con l'Illuminismo e poi specialmente nell'Ottocento con il Positivismo, si pongono le basi per una visione più scientifica, quindi anche una proprio la storia dell'arte come disciplina, la storia anche, quindi un'analisi molto più scientifica, più empirica, e si ha proprio una fiducia diversa anche nella capacità di interpretare i dati storici. Nel campo del restauro, uno dei grandi esponenti e teorici è Viollet le Duc, che specialmente nel restauro architettonico crede molto nella possibilità di interpretare il monumento riconoscendo quelli che sono le caratteristiche iniziali, quindi quello che costituisce il brano originale di un certo monumento oppure opera d'arte, ed eliminare tutte quelle che sono le aggiunte successive per ritornare a un'idea iniziale. Non solo, ma anche reintegrare le parti mancanti in stile. Si parla quindi di restauro di ripristino. È molto famosa appunto la sua, diciamo, concezione di restauro: restaurare un edificio non è conservarlo, ripararlo o rifarlo, è ripristinarlo in uno stato di completezza che può non essere mai esistito in un dato tempo. Quindi addirittura siamo un restauro che integra anche ove non mancasse completamente o l'opera non sia stata mai finita. Quindi si tratta di una visione della storia come anche reversibile, un qualcosa che si può in qualche modo appunto ricreare. C'è da dire che Viollet le Duc era comunque una persona estremamente arguta, preparata, e quindi i suoi restauri, anche se considerati a volte sicuramente con un senno di poi molto a volte eccessivi per i nostri canoni, erano sicuramente basati su dei dati e su un approccio molto filologico. Ruskin è uno dei due personaggi che si contrappone a questa visione, un storico dell'arte, anche lui critico, esteta, poeta, letterato inglese, che invece concepisce l'opera d'arte come quasi una creatura vivente, quindi che nasce, che ha una vita, che muore, e dove il momento della creazione non è necessariamente più importante di quello della sua storia, e quindi va tutto rispettato, e è contrario a un accanimento terapeutico, per così dire, ma appunto vede l'opera d'arte come un qualcosa di organico che deve essere conservato, ma non deve essere restaurato. E quindi il cosiddetto restauro è la peggiore delle distruzioni, una distruzione accompagnata dalla falsa descrizione della cosa che abbiamo distrutto. Quindi c'è anche questa idea dell'autenticità che risiede nella materia e che non va alterata. Nell'Ottocento uno dei più importanti personaggi dal punto di vista del restauro in Italia è Giovan Battista Cavalcaselle, che è uno dei padri fondatori anche della storia dell'arte in Italia e che pone le basi di quello che è considerato il restauro filologico. Cavalcaselle, che coprì anche appunto la carica di direttore generale dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione, riteneva che l'opera d'arte fosse principalmente un documento storico, pertanto non andassero evitate il più possibile qualsiasi tipo di restauro imitativo, di anche appunto restauro di ripristino, ma fosse necessario proprio
diciamo, avere la possibilità di vedere l'opera d'arte come un documento storico, quindi poterlo leggere nelle sue parti originali e nelle sue parti invece di ripristino. E mi piace infatti molto questa frase: la bugia, anche detta con bel garbo, dovrebbe essere tolta di mezzo, e con ciò lo studioso potrà distinguere in un dipinto restaurato in questa guisa quello che è originale e quello che è nuovo, e cavarne utili ammaestramenti. Quindi c'è anche proprio questa idea educativa dell'intervento di restauro, che deve facilitare proprio chi lo osserva a capire e a distinguere l'originale da ciò che è di restauro. E diciamo, il fruitore del restauro è veramente lo studioso, prima che l'artista o il collezionista. Qui in Pinacoteca abbiamo degli esempi di questo tipo di approccio, per esempio negli affreschi staccati, che sono appunto nella sala degli affreschi, e mezza latta anche, e dove vedete l'uso della tinta neutra, che era uno appunto degli approcci che Cavalcaselle, l'approccio che Cavalcaselle, diciamo, promuoveva nell'integrazione delle lacune, e che quindi rende perfettamente evidente quello che è originale e quello che non lo è. Questi provengono dal monastero di Sant'Agnese. Arriviamo al Novecento e quelli che sono i grandi padri fondatori della teoria del restauro italiana, e quindi Cesare Brandi e Umberto Baldini, che rimangono ancora tra i, diciamo, maggiori, più intellettualmente sofisticati teorici del restauro, che hanno proprio creato diciamo, delle teorie coerenti a livello metodologico e applicativo. Cesare Brandi fu il direttore dell'ICR, e la sua teoria del restauro, pubblicata nel 1963, rimane uno dei capisaldi per la teoria del restauro. E secondo Brandi, questo è sempre bello rileggerlo perché è anche di una grandissima bellezza proprio stilistica, la sua scrittura, il restauro deve mirare al ristabilimento dell'unità potenziale dell'opera d'arte, purché ciò sia possibile senza commettere un falso artistico o un falso storico e senza cancellare ogni traccia del passaggio dell'opera d'arte nel tempo. Quindi Brandi riconosce nell'opera d'arte queste due istanze, l'opera d'arte come nel suo valore artistico, l'opera d'arte nel suo valore storico, e entrambe vanno rispettate. E per fare ciò è necessario quindi arrivare a una metodologia di integrazione che renda sia l'opera d'arte integra, quindi che rispetti l'unità potenziale, ma anche riconoscibile. Quindi, specialmente a causa dei danni terribili subiti dal patrimonio italiano a seguito della Seconda Guerra Mondiale, Brandi mette a punto la tecnica del tratteggio verticale, che consiste nella esecuzione di piccole lineette parallele di colore, che sempre verticali, che diciamo, vengono realizzate utilizzando i colori che compongono il brano pittorico circostante, la lacuna, e che sono riconoscibili se esaminate a distanza ravvicinata, ma si fondono nell'occhio dell'osservatore se invece viste da distanza. Quindi si ha questa veramente rivoluzionaria tecnica che permette di rispettare entrambe le istanze artistica e storica. Un altro grandissimo disastroso evento che coinvolge il patrimonio artistico italiano è l'alluvione del 1966, che come sappiamo devasta Firenze. Una delle vittime illustri, così chiamata, dell'alluvione è il crocifisso di Cimabue di Santa Croce. E questo drammatico evento porta un altro grandissimo storico dell'arte italiano e teorico del restauro, Umberto Baldini, ad approfondire il tema dell'integrazione delle lacune, partendo proprio da Brandi. E Baldini appunto pubblicherà due volumi, Teoria del restauro e Unità di metodologia, che verranno poi a livello pratico sviluppate da Ornella Casazza, restauratrice storica dell'arte. Entrambi lavoravano all'OPD, Opificio delle Pietre Dure, e poi Baldini diresse anche l'ICR.
E in questa teoria, diciamo, Baldini mette a punto due tecniche. Una è la selezione cromatica e una è l'astrazione cromatica. La selezione cromatica si avvicina a quella di Brandi, quindi l'esecuzione di queste lineette di colore puro che si fondono nell'occhio dell'osservatore. A differenza di quella di Brandi, diciamo che mira al ristabilimento dei valori plastici oltre che cromatici, quindi si ha una ricostruzione del ductus, per così dire, quindi del tratto e delle forme della raffigurazione. E ove le lacune fossero troppo estese oppure interessassero dei brani della raffigurazione che non potessero essere ricostruite in maniera senza, diciamo, avanzare delle ipotesi che non fossero, diciamo, sostanziate, allora si ricorreva all'astrazione cromatica che vedete invece nella parte sinistra, cioè è una specie di tono simile alla tinta neutra come idea, cioè quindi è un tono che non che rappresenta, diciamo, una media di tutti i valori cromatici del dipinto, realizzato con i colori primari, quindi rosso, verde, giallo e nero, e che però è sempre realizzato con questi trattini di colore incrociati che quindi diciamo che permettono di creare un movimento e quindi di integrarsi senza diciamo interferire con l'immagine. E qui abbiamo due bellissimi esempi della Pala dei Muratori, dove Beatrice ha utilizzato la tecnica della selezione cromatica che vi farà vedere e che in questo caso è stata la tecnica che è stata scelta per il restauro. Abbiamo detto appunto, questo è stato un rapidissimo excursus, il tema dell'integrazione cromatica, dell'integrazione delle lacune in genere, come dicevo, è un tema cardine del restauro e nonostante questi insomma, teorie veramente molto raffinate, in realtà non si è ancora giunti né si giungerà mai a una soluzione univoca e universalmente accettata da tutti, proprio perché il restauro ha a che fare con quella che è l'essenza dell'opera d'arte e quindi è un concetto estremamente complesso e anche culturalmente dipendente, quindi dipende anche dal contesto culturale. Un esempio, per esempio, è il restauro mimetico che viene ancora praticato nel mondo anglosassone. Quindi ho dimenticato di mettere qui la didascalia. Questo è un bellissimo intervento fatto da una mia ex collega su un dipinto, tra l'altro, di un artista romagnolo del Rinascimentale. E vedete che appunto nel mondo anglosassone si tende ancora a risarcire le lacune in maniera mimetica, quindi renderle completamente indistinguibili dall'originale ad occhio nudo. Ovviamente l'intervento viene documentato rigorosamente sia con una documentazione fotografica che documentato ovviamente con relazioni ed è interamente reversibile e può essere anche facilmente identificabile con luci ultraviolette. Sicuramente questo diverso approccio è anche dovuto alla diversa, diciamo, natura di tante delle collezioni anglosassone, pensiamo agli Stati Uniti, dove le collezioni nascono molto spesso da donazioni di privati, quindi diciamo, l'elemento commerciale, il valore commerciale ma anche estetico delle opere è molto importante. E a differenza delle opere che sono nei musei pubblici italiani, che sono spesso pubbliche da molti, molti, molti più anni e più secoli. Un altro, mi scusate che si è alterato il layout, ma sempre per chiudere su questo discorso, recentemente si sta anche ampliando il discorso di autenticità per prendere in considerazione anche quello che, per esempio, il concetto di autenticità nel mondo orientale, che è molto diverso da quello del mondo occidentale. Nel mondo occidentale l'autenticità veramente si trova nei materiali, quindi c'è
l'autenticità di un'opera d'arte corrisponde all'autenticità e la conservazione proprio dell'aspetto materico dell'opera, mentre nel mondo orientale risiede più nei valori visivi, simbolici e culturali che quell'opera trasmette. Quindi è molto più lecito ricostruire, per esempio, edifici che siano in cattivo stato di conservazione anche utilizzando le tecniche tradizionali. O nel caso appunto di un dipinto, di un rotolo, anche rimontare il rotolo cambiando per esempio i tessuti se si sono degradati. Quindi il documento di Nara, che fu redatto nel 1994, insieme all'ICOMOS ICROM e UNESCO, proprio riconosce il restauro e l'autenticità come dei costrutti culturali che possono cambiare a seconda dell'epoca, del contesto culturale e del concetto proprio culturale di opera d'arte. E in questo senso appunto mi piace chiudere proprio con questa idea che il restauro, come abbiamo visto nel suo il concetto di restauro è variato nel corso del tempo, nel corso del contesto geografico, e nel nostro approccio abbiamo voluto ovviamente fa riferimento a quelli che sono i capisaldi del restauro italiano, sempre però ricordandoci che ogni opera d'arte è veramente unica, così come un essere umano, quindi nell'approcciarsi al restauro è necessario avere sempre uno spirito critico, mai standardizzato, e veramente pensare a quello che è la cosa migliore in quel caso specifico. E nel nostro caso, come adesso Beatrice vi illustrerà, abbiamo veramente voluto rispettare ovviamente i principi di reversibilità, di riconoscibilità e di minimo intervento, quindi cercando di fare quello che era strettamente indispensabile per ridare a quest'opera la leggibilità che insomma merita e che vedrete, giudicherete voi stessi, secondo noi ha veramente potuto acquistare. Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui. Vorrei ringraziare di cuore la dottoressa Pacelli che ha creduto e ha voluto il restauro di questa opera d'arte. Ringrazio anche la dottoressa Polidori e Cavalli per il prezioso confronto e la loro disponibilità durante l'intervento di restauro. E ringrazio anche la dottoressa Sara Cupini che ha collaborato all'intervento di integrazione pittorica durante tutto il periodo del tocco pittorico. Dunque, presentiamo il restauro di questa pala. È un dipinto eseguito a tecnica ad olio su supporto ligneo. È una pala di notevoli dimensioni, ha un'altezza pari a 2,50 m per una larghezza di 1,65 m. Nell'esporvi questa avventura, il restauro è sempre un po' un'avventura, è un viaggio all'interno della materia pittorica del dipinto, vorrei partire un po' da lontano per farvi entrare al meglio in che cos'è un intervento di restauro. E, partendo dalla lontana, appunto, non parto dall'immagine che voi vedete, avete visto prima, ma quindi non parto dal visibile, ma vorrei partire dall'invisibile, cioè da tutti quegli strati di materia che noi non vediamo, ma che sono di fondamentale importanza affinché sussistano le migliori condizioni per fruire dell'immagine finale. E quindi partendo da questo, poi vedremo la cronologia della storia conservativa, quali sono state le vicende che hanno reso la pala difficile alla lettura. Introdurremo che cos'è una lacuna e la percezione visiva della lacuna all'interno dell'opera d'arte, e per poi appunto finire con quello che è stato il progetto di restauro e il recupero della lettura del brano pittorico. In questa slide è possibile vedere com'è la stratigrafia della nostra pala.
E quindi vediamo tanti strati, il legno, un incollaggio, una preparazione, la vernice. Tutti questi strati sono formati da materia eterogenea. Non so se vi è mai capitato durante una visita a una mostra, mentre guardate un dipinto, di chiedervi che cos'è, com'è costituito e quali sono i materiali. In realtà le opere d'arte sono dei manufatti artistici molto complessi e quindi diventa complesso anche approcciarsi al loro restauro nel momento in cui c'è la necessità di intervenire su di essi. E sono molti i trattati medievali che raccolgono ricette e spiegano come costruire un supporto e un'opera d'arte. Tra questi uno dei più importanti, un trattato che ha avuto grande successo, è il libro dell'arte del Cennino Cennini, dove vengono raccolte ricette. Nel leggerlo è anche divertente perché sembra un po' un trattato alchemico, dove lui spiega nei dettagli come preparare il gesso, come stenderlo, e tali precetti, tutti questi precetti raccolti nei manuali sono adottati anche nella costruzione della nostra para. Quindi dobbiamo pensare che al momento della costruzione nelle botteghe di questi maestri, una volta individuata l'essenza lignea, la nostra pala è formata da 6 tavole di pioppo assemblate con diverse metodologie. Su questo supporto ligneo veniva stesa una mano di colla, e a questo punto si procedeva con la gessatura. Venivano stese diverse mani di gesso. Una prima mano era costituita da un gesso di grossa granulometria, in modo da creare uno strato di grip che ci consentisse di avere altri strati di gesso. Nello stesso Cennino dice che la preparazione doveva essere bianca come l'avorio e molto liscia, perché doveva creare uno strato perfetto per poi accogliere lo strato del colore. Quindi all'interno delle botteghe c'era la presenza di queste figure di artigiani che avevano avevano proprio un senso di sensibilità e grande sapere nello stendere questi materiali e nel metterli in opera. Dicevamo che nei vari strati che preparano la nostra tavola, oltre alla preparazione, sulla preparazione appunto era eseguito il disegno preparatorio. Qui ci sono degli esempi, perché appunto durante la fase dei vari restauri l'opera ha subito delle puliture abbastanza aggressive, per le quali sono andati persi strati di materia. Quindi è possibile vedere questo disegno preparatorio che veniva eseguito sulla preparazione e che aiutava poi il pittore nella stesura della composizione. Questo disegno preparatorio era spesso eseguito con una matita o con punta di pennello, con pigmento molto diluito. Qui vediamo anche il disegno preparatorio sul volto della Madonna, sul San Girolamo. Vedete com'è dettagliato, anche come sono disegnati i peli della barba, queste rughe di espressione attorno agli occhi. E appunto questo era il disegno preparatorio. Su questo disegno preparatorio poi il pittore, alla fine, quando tutti gli strati erano pronti, quindi dopo un lavoro importante, il pittore eseguiva l'opera d'arte. Terminato questo lavoro, il manufatto artistico usciva dalla bottega e iniziava la sua vita nel mondo reale e nella sua duplice istanza estetica e storica. Non ci è dato di sapere quali siano state tutte le vicende conservative che hanno caratterizzato questa pala. Già, come diceva la dottoressa Cavalli, nel 1800 viene rilevato un pessimo stato conservativo della tavola.
Successivamente la Pinacoteca mette a disposizione anche altri documenti, un primo documento del 1964, il laboratorio di restauro del signor Negroni viene incaricato di un primo intervento di restauro. Parole testuali del contratto: il signor Negroni si impegna ad eseguire una pulitura molto accurata e una buona integrazione pittorica. Quindi da questa slide potete già vedere che la tavola ha avuto dei problemi di staticità. La tavola è un supporto ligneo e il legno sappiamo che è un materiale igroscopico, cioè ha la capacità di assorbire e di cedere umidità e questo comporta dei movimenti. Probabilmente la tavola, anche per non so, proprio una costituzione del legno, del taglio delle assi, ha problemi, cioè si muove e quindi il movimento di queste assi provoca lungo la commettitura, quindi lungo i punti di giunzione, a muoversi e quindi sul movimento della tavola noi abbiamo la perdita di materiale pittorico. Il laboratorio quindi Negroni si limita a stuccare le lacune, cioè queste fessurazioni, e ad eseguire un'integrazione pittorica. A distanza di solo 4 anni, il dipinto, scusate, ecco, mille Negroni, nel 68. Dopo solo 4 anni il dipinto viene sottoposto ad un ulteriore intervento di restauro. Questa volta il laboratorio Caprara viene incaricato di eseguire una parchettatura. Che cos'è una parchettatura? La parchettatura è una struttura che viene predisposta sul retro della tavola a sostegno delle tavole. È costituita da una serie di barre di alluminio, di metallo, che scorrono su degli appoggi e possono muoversi. Questo permette ai movimenti della tavola, cioè alla tavola, di eseguire dei movimenti senza creare dei punti di tensione, quindi evita ulteriori spaccature e garantisce una certa stabilità. Il dipinto viene quindi parchettato e poi sul film pittorico si procede nuovamente alla stuccatura delle lacune formate dai nuovi movimenti e a una ricucitura a livello pittorico. Nel 1977 il dipinto ritorna in restauro. E questa volta ad occuparsene è il laboratorio di Ottorino Nonfarmale, che nel 1977 viene incaricato di eseguire un trasporto. Il trasporto è una delle operazioni più stressanti che un dipinto su tavola può subire, in quanto il supporto si snatura l'opera d'arte perché il supporto viene eliminato e si giunge a questa operazione quando ormai tutte le strade che potevano essere percorse sono state appunto percorse senza avere una soluzione ottimale. Infatti la nostra tavola continua a muoversi per evitare questi movimenti e quindi per consentire a quello che è il visibile dell'opera d'arte, cioè al dipinto, al disegno pittorico, sono costretti ad eliminare quindi il suo supporto, la causa che crea appunto i movimenti. Il dipinto in questo tipo di intervento viene protetto sul film pittorico, si stende proprio una tela che viene fatta aderire con una colla, il dipinto viene poi posizionato su una tavola e con molta pazienza e perizia, con sgorbie, si inizia ad assottigliare il supporto. Quindi a questo punto rimane uno strato sottilissimo che è formato dal film pittorico e da una piccola parte della preparazione e questa, una volta quindi eliminato quasi tutto il supporto se ne può lasciare anche uno strato molto sottile, quello che rimane viene trasportato su un telaio di alluminio che non ha nulla quindi a che vedere con la natura della tavola su legno, ma che però è in grado di garantire la vita dell'opera d'arte. Questo è un particolare sempre della documentazione fotografica fornito dal laboratorio di Ottorino Nonfarmale. Vedete che ci sono delle cartine giapponesi, queste vengono applicate sul colore quando ci sono dei sollevamenti del film pittorico.
Per questo perché la dilatazione dimensionale della tavola provoca un movimento anche del film pittorico che viene sollecitato ad espandersi o a contrarsi a seconda delle informazioni che il supporto comunica alla preparazione e così al film pittorico. E questo era l'introduzione ai vari strati della materia, alla complessità dell'opera d'arte, perché i movimenti o i cambiamenti di stato di ogni strato alla fine incidono sulla conservazione e la fruizione dell'immagine finale. Questa era l'opera d'arte al momento del sopralluogo, vedete un'opera molto sofferta, tantissime lacune e tantissime abrasioni. Che cos'è una lacuna? La lacuna è innanzitutto è una mancanza di materia. E ci sono lacune di diversa natura. La lacuna può interessare tutti gli strati di cui noi abbiamo parlato. Può essere una lacuna dovuta a una mutilazione del supporto, oppure abbiamo lacune provocate dalla caduta di preparazione o di film pittorico, oppure anche lacune e abrasioni che riguardano gli strati più superficiali del colore, perché uno strato pittorico è spesso formato da campiture di colore e da tante velature, quante sono le sfumature che l'artista ha voluto dare a una campitura. Quindi la perdita di queste velature finali provoca delle abrasioni e quindi una sorta di lacuna che ci permette di vedere gli strati sottostanti, creando comunque un disordine visivo. E se noi risaliamo all'essenza dell'opera d'arte, percepiamo la lacuna come un'interruzione formale indebita dell'opera d'arte e tendiamo a percepirla come una figura. Quindi nel momento in cui noi percepiamo la lacuna come figura, il brano pittorico retrocede e crea quindi proprio una distorsione dell'immagine, un disequilibrio all'interno invece di un equilibrio perfetto che è quello del dipinto. Purtroppo la nostra tavola era un manuale delle lacune, abbiamo lacune di tutti i tipi. Questa è una lacuna provocata dalla perdita di una farfalla, che è proprio era un sistema di ancoraggio delle tavole, e quindi vedete questa forma di farfalla appunto con sotto a vista il legno, un sottile strato di legno che è rimasto dopo il trasporto. E sulla sinistra potete vedere sul trono delle abrasioni, quindi questa mancanza di colore, di film pittorico che lascia la preparazione bianca avorio a vista. Ecco, qui sono sempre lacune dovute alla mancanza delle farfalle e anche a perdita della preparazione del film pittorico dovuto appunto ai movimenti che la tavola ha subito. Altri esempi di lacuna: farfalla e abrasioni, e vedete anche la perdita del colore sulle commettiture, cioè sui punti di giunzione che formavano la tavola. Sono lacune profonde perché appunto abbiamo perso diversi strati di quello che è la preparazione dell'opera. Questo è un particolare durante la stuccatura, queste lacune appunto che erano sotto livello più profonde sono state colmate con gesso bianco prima di eseguire l'integrazione pittorica. Abbiamo detto che avevamo tantissimi tipi di lacune e che la lacuna crea un disturbo visivo dell'opera d'arte. Quindi il nostro progetto di restauro mirava al recupero della lettura, cercando di porre in risalto quello che di bello e di originale c'era ancora dell'opera d'arte, perché alcuni passaggi sono veramente, nonostante quello che la tavola ha subito, cioè le varie puliture, questi restauri che sono a volte insomma sono stati anche
molto stressanti per l'opera d'arte, ha conservato dei brani pittorici di grande intensità e molto belli. Quindi il nostro intervento si proponeva di ricreare un equilibrio, di portare la lacuna in secondo piano, quindi farla retrocedere e fare avanzare quello che era l'immagine originale. E tutto l'intervento, come diceva anche la dottoressa Polidori, è stato eseguito secondo i principi fondamentali del restauro, che sono appunto il riconoscimento e la diversità dei materiali. Quindi il ritocco integrativo è stato eseguito in modo non analogico, cioè non si è mai creato una situazione di falso. Io vi invito ad un giro nella nuova sala del nuovo allestimento del Cinquecento e vi invito un po' a guardare questa pala. E vedrete il tipo di intervento che è stato eseguito. Avvicinandovi non si arriva mai a un punto di creare un falso analogico, ma tutti gli interventi sono ricuciti in modo da rendere fruibile al meglio l'originale dell'opera d'arte. Ecco, questo è un esempio è uno step dell'intervento pittorico di integrazione, poiché diciamo anche i tempi di consegna del lavoro dovevano essere rispettati, abbiamo cercato di velocizzare nel possibile, nel limite, ecco, di velocizzare l'intervento di ritocco pittorico. Quindi sono state eseguite sulle lacune stuccate a gesso e colla di coniglio, sono state stuccate le lacune. Su queste lacune sono state eseguite delle basi a tempera che servono un po' ad intonare la stuccatura, e su queste basi a tempera intonate è stato eseguito il ritocco a selezione cromatica e a rigatino. Questo è un particolare di una lacuna che si era creata appunto per la mancanza della farfalla sul braccio della Vergine. E vedete che c'è una campitura di colore simile all'originale, e questo è invece l'integrazione poi a selezione cromatica, ossia c'è una ricostruzione del colore eseguita a rigatino. Quindi il riconoscimento dell'intervento avviene sia per la stesura del colore che per i materiali. Il materiale è un acquerello, quindi è un materiale molto trasparente, un colore trasparente e brillante, diverso dal dipinto, dal colore del dipinto e dal materiale del dipinto, che è un olio. E la messa in posa del colore viene eseguita con questo tratteggio molto sottile che apparente da lontano, diciamo, è poco riconoscibile, ma nel momento in cui noi ci avviciniamo all'opera d'arte è riconoscibile. Quindi abbiamo sempre una riconoscibilità dell'intervento. Ecco, questa è una lacuna sul volto, è una lacuna che, come dicevamo prima, diventa forma, diventa immagine e viene messa in evidenza portando in secondo piano quello che è poi il volto. Anche qui è stato eseguito un trattamento della lacuna con una selezione. Queste sono state appunto le linee guida che noi abbiamo seguito nella ricostruzione pittorica. E diciamo che il nostro progetto, oltre a mettere in evidenza quello che era la parte originale del dipinto, ha voluto rimanere anche un po' indietro, nel senso che quando un restauro pittorico diventa molto invasivo, quindi chiude tutte le lacune che sono presenti in un'opera d'arte, tende anche ad imporsi all'immagine, un po' come la lacuna. Quindi nel momento in cui noi decidiamo di chiudere una lacuna, il nostro intervento deve essere delicato, cioè non deve mai diventare più importante dell'opera d'arte. Ed è anche per questo che si è scelto
di limitare l'intervento alle lacune che davano più fastidio, alle lacune più grandi, senza chiuderle tutte. E appunto perché c'è stata una volontà anche di lasciare traccia di quello che è stato la vita, e la vita storica, la vita conservativa del dipinto. Quindi le lacune più grandi che si imponevano di più come forma sono state abbassate e alcune lacune invece sono state lasciate allo stato appunto di lacuna per non eseguire un restauro troppo invasivo. Grazie.